Buongiorno, benvenute nel mio cesso, eccomi qua con un altro video. Allora, stamattina tutorial su toni del grigio. Ho gli occhi lacrimosi, non so perché, forse perché ho un po' di malinconia e piango da stamattina, quindi gli occhi sono la prima cosa che come si dice, che ne risentono, ecco, diciamo così. Allora, ragazze, devo fare una piccola premessa, come si dice, errata corrige, com'è che si chiama? Io me ne intendo di queste cose. Allora, devo fare una premessa in quanto mi è stato fatto notare da una ragazza che io adoro, e mi è stato fatto notare che nel video scorso, quello che io parlavo della cremina e dell'illuminante, che la ditta mi aveva contattato per mandarmi questi prodotti. No, ragazze, io cioè volevo dire, se ho detto questo, se mi sono confusa, ok, scusatemi, vi chiedo scusa. Non è che le ditte ti contattano per darti il materiale, perlomeno non ditte, cioè non canali piccoli come il mio, cioè che cazzatine come il mio, contattano canali grossi per far sì che abbiano pubblicità i prodotti, ecco. Io ho scritto a varie ditte e queste ditte mi hanno contattato dicendomi sì, sono d'accordo nel mandarti alcuni prodotti, no, non sono d'accordo perché il tuo canale è una merda, perché il tuo canale è troppo piccolo e trattiamo canali più grandi, ecco. Questa è la premessa che volevo fare, perché forse mi sono spiegata male, forse non l'ho detto male, forse ho detto che la ditta mi ha contattato perché io gli ho scritto, se no sapevano una sega che Beppe Pollini la strega c'aveva il canale di YouTube, ecco. Questo volevo dire, perché mi è stato fatto notare e sono restata un pochino male. Ho detto, oddio, dico, e ora che fo? Devo cancellare il video perché ho detto questa cosa. Cioè, non è una bugia, è così. Noi canali piccoli si contattano le ditte e queste ti rispondono, ti ricontattano, ti rispondono sì, va bene, no, non va bene. Ecco, questo volevo dire. Non è che io so lo Spirito Santo che mi hanno contattato le ditte perché c'ho culo. Poi esistono persone che sicuramente hanno canali più grossi del mio, più visualizzazioni, e quindi le ditte per farsi pubblicità gli mandano a casa questi prodotti, ecco. E questo, ecco, era una cosa che mi stava parecchio a cuore. Da stamani piango perché dico, Madonna, dico, ho fatto una cazzata. Cioè, io nell'info box ho scritto il link dove ho contattato queste ditte, dove queste ditte mi hanno mandato il materiale, però non sapevo come fare per dirvelo a voi e mi sembrava giusto, ecco, fare questa premessa. Non è che la ditta mi ha contattato a me per mandarmi il materiale, ma sono io che ho scritto a varie ditte e queste ditte mi hanno ricontattato e mi hanno detto sì, va bene, ti vogliamo spedire del materiale, ecco. Ecco, detto questo, basta, chiudo qui, scusatemi, però mi era preso un pochino di panico, dico, oddio, ho detto una, cioè non volevo dire una cazzata, ok, mi sono espressa male, ho detto qualcosa di sbagliato sicuramente, perché se me l'hanno fatto notare è così, ecco. Questa qui è una premessa che faccio. Allora, ragazze, ora volevo parlare, si passa da palo in frasca. Allora, volevo parlare di una cosa molto importante. Per quanto mi riguarda, ecco, i capelli. A me mi piace molto prendermi cura dei capelli e a volte gliene combino tutti i colori, come ora che ho fatto questa decolorazione l'anno scorso lo stesso, però nonostante tutto i miei capelli non mi abbandonano. Allora, sono andata dalla parrucchiera la scorsa settimana, quando era, mi sembra la scorsa settimana, ora giovedì scorso, sì, una settimana oggi. E dalla parrucchiera, visto si parla del più e del meno, Tofe, e se nel parlare c'era una signora, mi ha fatto, parlava con la Silvia, con la parrucchiera, e gli ha fatto, dice, hai visto da quando uso questa cosa qui, ha visto, dice, non c'ho più questa alopecia, questa perdita di capelli, dice, anzi, dice, mi stanno crescendo sani. Ora, questa signora aveva un pochino più anni di me e aveva una capigliatura più corta, insomma, un taglio più corto del mio. Insomma, io,
Subito l'orecchia, ho messo l'orecchia lì, dico, voglio sentire che dici. Insomma, ci siamo messi a chiacchierare, mi sono intromessa nel discorso, anch'io ho fatto, dico, no, penso anche io avrei bisogno, dico, perché anche a me, cioè, non è che mi cascano, però lo sento che sono privi di volume i capelli all'epoca, quando ce l'avevo un po' più lunghi, cioè, non hanno tanto volume i miei capelli, dico, volevo sapere anche io come l'ha fatto. Insomma, mi ha fatto, dice, io con il miglio mi sono curata. Dico, ah, dico, bene a sapersi. Allora sono venuta a casa io e mi sono documentata. Allora mi sono documentata sulle proprietà del miglio. Allora io mi sono segnata tutto nella mia agendina, così almeno vi spiego meglio. Ecco, mi restano più impresse le cose perché io non sono tanto brava a parlare, a recensire le cose. Allora, il miglio è un cereale molto antico che appartiene alle graminacee e è originario dell'Asia. Vabbè, fin qui ci siamo. E produce dei piccoli semi che sono rotondi e di colore giallo. Vedete, produce questi semini, il miglio, che sono piccoli e di colore giallo. Il miglio è un alimento diuretico, quindi cioè, c'ha proprietà diuretiche, c'ha proprietà energizzanti e è un valido aiuto contro lo stress, la depressione e i sensi di spossatezza. Grazie al suo contenuto di acido salicilico, produce dei benefici alla pelle, quindi giova anche per la pelle. E è utile appunto per rinforzare i capillari e le unghie e quindi cioè, fa dei, cioè, è miracoloso contro per i capelli, per le unghie, per i denti, per lo smalto dei denti. Che il miglio è un cereale che è privo di glutine, quindi è particolarmente adatto alle persone interessate al morbo celiaco. Allora, dunque, e ieri mi è arrivata questo scatolone, questo qui, vedete? Ora, ho fatto vedere anche l'indirizzo su Facebook, ma tanto voglio dire, io ho tutti amici su Facebook. Allora, tempo fa avevo visto su eBay, sono andata a cercare questo miglio così, così, a destra manca per tutte queste proprietà che ha. E ieri è arrivato lo scatolone. Allora, questo è miglio, questo poi, miglio decorticato, oddio, decortizzato, che Dio, questo è. E ci si fanno le zuppe, ci si fanno le minestre, e in estate si può mangiare anche come insalata, è tipo il couscous, guardate. Ecco qua ragazze, allora qua dentro ho messo a fare la zuppa di miglio. Ho messo le verdurine, ho messo i ceci e si sta cuocendo piano piano. Ecco qua. Vedete? Piano piano si cuoce. Allora, io ieri sera mi sono messa lì, ho cucinato, ho fatto una zuppa. Madonna, come le è venuta buona, ragazze! Ci ho messo la zucchina, una patatina e un po' di ceci, c'avevo in casa così. Ho fatto bollire e ho fatto la zuppettina, ma è buonissima, ragazze! E niente, questo volevo dirvi. Se vi va di comprarlo su eBay si trova a poco prezzo. Magari le spese di spedizione sono un pochino più alte, però ho contattato già una ragazza che lavora qui a Badia, al negozio biologico, e si chiama Irene, e ho visto che anche lei ce l'ha, insomma, che lo vende anche lei, quindi penso che ci farò un saltino. D'accordo ragazze, questo è tutto, vi lascio al tutorial, spero di esservi stata utile con questa notizia de io casco sempre, scopro sempre l'acqua calda, e poi la gente mi dice, beh, ma noi già si sapeva. Vabbè, comunque, per le persone che come me non lo sanno, l'ho voluto dire nel video. Ciao belle, buona visione. Allora, eccoci qua, Joy, eccoci qua. Iniziamo subito a tirarsi. Madonna, come mi sta storta sta cosa. Inizio subito a tirarmi sui capelli perché se no non ci si può truccare. Ecco.
Ok, oddio, un po' alla rococò, ma tanto dai, c'è confidenza, siamo tra di noi. Io per abbreviare le cose, perché se no sono sempre video lunghi e mi dispiace, ecco, e la gente poi si stufa. Allora, per abbreviare le cose, ho già passato la base del viso, ho già fatto il contouring e ora vado a lavorare sugli occhi e poi dopo sistemo le sopracciglia. Tanto accendo un cecchino. Oddio, stamani prima di iniziare mi bruciano gli occhi, mi lacrimano. Allora, vado a usare questa palette di Bella Oggi, che è della mia figliola, però vabbè, la uso anch'io. Volevo usare quella di Fraulein, perché tanto che non la uso, questa qua, che c'è tutti i colorini, ve l'ho già fatta vedere, è una palette enorme, cioè c'è tantissimi colori, cioè tutto a cosine così, vedete? È tutta cialdine così e c'è un sacco di colori, però ho detto, dico vabbè, dico voglio usare questa di Bella Oggi, mi piace, i colorini sono più luminosi, ecco. Allora inizio a passare la base. Oddio, mi è cascata la cicca nel portacenere con un grigino chiaro chiaro chiaro, quasi sul bianco. Siccome sono colori polverosi, metto questo pezzettino di cartigenica sotto l'occhio, così. Allora, questo qui lo vado a passare sulla palpebra interna, sulla palpebra mobile interna dell'occhio, così. Arrivo circa a metà dell'occhio, ragazze, non di più. Così. Adesso da metà occhio fino ad arrivare in fondo uso un colorino grigio un pochino più scuro. Ok. Con un grigio parecchio scuro, tipo nero, vado a fare un po' di sfumatura qua nella piega dell'occhio. Ok, mentre sotto l'arcata sopraccigliare arrivo a prendere il mio grigino chiaro e vado a sfumare così. Allora, sotto la piega sotto l'occhio, qua nella rima esterna vicino all'attaccatore, vado a prendere questo ombretto di Kiko, che è il numero 106. È un ombretto water e shadow. Allora, il numero 106 è questo colorino qua, bellissimo, guardate, è un color fumo. Vado a prendere un pennellino schiacciato e inizio a passarlo qua, così. Allora, vado a prendere una matita bianca, questa è della New York Color, e la passo dentro l'occhio, così. Vado a prendere un eyeliner nero e sopra vado a prendere questo eyeliner silver, che è della, boh, non so che marca sia, scusatemi, ma non so che marca sia. Comunque è un eyeliner color. Argento scuro. Mascara. Allora, sulle labbra vado a mettere questo rossetto rosso di Kiko, che è il numero 392. Ecco qua ragazzi, il trucco è finito, spero che vi sia piaciuto. Ciao belle, alla prossima!